Proviamolo. Già da svideo per la rubrica Proviamolo, un gioco che penso sarà molto rilassante, adesso vedremo. Cos'è che scoppietta? AD per muoversi, destra, sinistra, ok. Inizio mi ricorda un po' Limbo. Siamo un ragno. O no? Che cosa siamo? Niente, sì, siamo decisamente ragneschi. Carino il personaggio. I like walking very much. E allora ragazzi, cammineremo un po'. In mezzo alla natura. La pioggia. Oh, anche gli uccellini che cinguettano. La musica rilassante. Wow. Fra un po' mi addormento. No, comunque è carino, è ben fatto. Ragazzi, sapete cosa mi sono guardato in questo ultimo periodo? Mi sono guardato 3 stagioni di Broadchurch. Broadchurch è un telefilm inglese. Come attori c'è Andy Tennant, quello del Dottor Who. Per esempio, vi ricorderete che ha fatto uno dei dottori, uno dei tanti dottori. Bravissimo, comunque secondo me è uno di quelli che è piaciuto di più come dottore della saga. Comunque c'è lui e poi c'è questa, la detective donna, che secondo me come attrice è veramente di una bravura incredibile. Secondo me ha un'espressività proprio bravissima. Ed è un giallo... Ma anche un po' di stampo classico, se vogliamo, però c'è questa regia. Infatti i registi sono quello di Black Mirror, che è una serie stupenda, meravigliosa, e insieme a quello di Dr. Who, sì, e quindi hanno, c'è questa regia veramente con piani sequenze, transizioni particolari, in un momento sei all'interno della stanza di una casa, poi dopo ti ritrovi su una scogliera. La scogliera fa molto, è come un altro personaggio della storia, la scogliera di Broadchurch. E il primo caso, vabbè, non voglio spiegarvi troppo, però c'entra con ci sarà, beh, come tutti i gialli ci sarà un cadavere, ci sarà, no? Bene o male, non penso di avervi spoilerato troppo. Comunque c'è questa trama, non si risolverà, cioè bene o male ogni stagione è composta da ragnetto, vai avanti. Ah no, aspetta, non ho usato il tasto giusto. Mi sto chiedendo anche dove sto andando con questo ragno, perché non vedo che non... Beh, continuiamo a andare, magari capiterà qualcosa lungo il percorso. Comunque stavo dicendo che nella prima stagione, sì, ma ogni stagione è composta da 8 episodi. Bene o male, dopo... tot episodi che uno dice ma potrebbe essere stato questo, potrebbe essere stato quell'altro, bene o male in chiusura di stagione si arriva un po' a capire insomma chi è il colpevole, però e questo ci sta tutto, ma la forza non è veramente solo sapere qual è il colpevole, è veramente ben fatta come serie, ben interpretata, poi davvero con questa regia bellissima. Oh, i picchi.
Sapete perché i picchi tamburellano con il becco sui tronchi? È per cercare insetti, per cercare cibo. Vabbè. Mondo animalo! Comunque davvero mi è piaciuta molto questa serie che ho visto su Netflix. Adesso ero curioso di vedere la Cattedral del Mar, in spagnolo insomma, che poi sarebbe la Cattedrale del Mare, che guardando il trailer mi ricordava una cosa tipo i Pilastri della Terra. E insomma, e poi come si chiamava il seguito dei Pilastri della Terra? Beh, comunque quelle cose. Oh mamma mia! Che è sta roba? C'è un gigante? Ma riesco a passare o mi schiaccia? Passo? Aiuto! Ah, cos'è? Ah, è andato indietro? Ah, forse ha paura? Paura di me? Scappa, allora scappa. Ti vengo addosso, allora se scappi ti vengo sempre più addosso. Bellissimo. Ah, gigante che è scappato. Comunque vedremo, adesso vedrò questa cattedrale del mare, penso se quelle cose un po' ambientate in costume, un po' storiche, un po' romanzate. Non lo so, ho visto solo un trailer, quindi devo ancora capire bene cosa sia. Ah, beh, c'è un altro gigante. Beh, poi io sto dicendo gigante, però bene o male non sappiamo quanto grandi siamo noi. Cioè, dovrei capire. Forse devo stare più attento. Beh, se guardiamo, questo è un arbusto o un albero? Tutto è relativo, eh? No, comunque dai, sono dei giganti, dai. Ma ce n'è più di uno? Oh, cosa fa? Là! Mica l'attacco dei giganti è questo. Eren, dove sei quando servi? Paura. Andiamo avanti? Piove ancora, va bene. No, è davvero, davvero rilassante questo gioco. La 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 la. Ma succede qualcos'altro? No, adesso sono curioso. Oh oh. Com'è messo questo? Eh? Oh oh. Ah, no, mi fa passare, mi fa passare. Procediamo. Spider-Man, tu sei l'uomo ragno. Spider-Man, più forte vai tu. Piove, piove. Oh, oh. Cos'è sto rumore? Cosa fa? Scappo, io scappo. No! No! E ora la domanda è, ma potevo evitarlo? Loading? Che carica? Siamo a livello 2? Se... Ah, mi fa ripartire dall'inizio. Ah, ma non sono più un ragno. Cosa sono adesso? Oppure sì, vabbè, sono una bestia sempre. Sembra adesso un po' più. Oh, che forte, sembra che c'ho la casetta. I colori un po' sembra più tramonto. Sono cambiati anche i colori. Ma io adesso mi sto chiedendo. Adesso sono delle lucciole. Ma dai.
Ma che forte! Le lucciole! Che bello! Oh, stavolta i picchi invece che... Che casino che fanno i picchi stavolta. Oh, gigante. Adesso voglio vedere se cambia qualcosa dal gigante. Eh? Che succede? Ma dai! Ho capito, hai visto? Forte, forte! Bella! Ciao da svideo!